Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa, La Chiesa nella Città. Torniamo dopo la pausa di giovedì scorso, naturalmente eravamo nel Triduo Pasquale, la celebrazione della Cena Domini con la lavanda dei piedi e poi tutte le altre che abbiamo trasmesso in diretta proprio fino al giorno di Pasqua pontificale dell'Arcivescovo dal Duomo. Dicevamo, torniamo e torniamo con un evento bello, torniamo con un pellegrinaggio giovane, attesissimo dopo 2 anni di pandemia. Finalmente gli adolescenti, preadolescenti sono tornati dal Papa a Roma per un dialogo che è stato bellissimo. Qui vediamo i primi momenti. Siamo in viaggio, lo vedete, Monsignor Delpini sta dialogando con i ragazzi in treno, ma sono arrivati con tutti i mezzi, pullman, per arrivare appunto a Roma. E allora vi presento il mio ospite che è qui in studio con me e che ringrazio davvero, davvero tanto. È Don Michelangelo Bono, che è vicario parrocchiale della comunità pastorale Charles de Foucauld. Siamo a Milano, quale zona? Siamo nel quartiere Forlanini, nella zona est della città di Milano. Noi siamo praticamente le ultime case prima dell'aeroporto di Linate. Quindi diciamo anche il quartiere dove si recò proprio il Papa come prima tappa nel suo viaggio il 25 marzo del 2017, il quartiere delle Case Bianche. Sì, in particolar modo il Papa in quell'occasione si recò in via Salomone, che nella parrocchia di San Galdino, che è una delle 3 parrocchie della comunità pastorale Charles de Foucauld. Quali sono gli altri due? San Nicolao della Flue e San Lorenzo in Molluè, che rimane, diciamo, la È chiesa più spostato. antica, più, Dove diciamo, c'è più anche una storica. comunità storica di accoglienza molto bella e soprattutto, come tutte le cose di questo genere, molto utile e benemerita perché aiuta davvero. Salutiamo allora il tuo parroco come Don Bortolo. Don Bortolo Uberti, che è stato qui ospite diverse volte. Mi fa piacere ricordarlo. Dicevamo, allora, pellegrinaggio a Roma. Quanti ragazzi avete portato? Come quartiere Forlanini, come comunità pastorale, siamo riusciti a portare 41 ragazzi, che è un numero grande, Cospicuo. cospicuo per noi, che è anche un segno positivo anche di rinascita, di interesse, di partecipazione. Anche un bellissimo segno dopo la pandemia. Certamente, oltretutto sono quartieri non facili quelli su cui insistono queste vostre 3 parrocchie. Diciamo che c'è una forte commistione di tradizioni, di popolazione sotto tutti i punti di vista, e a volte non è facile avere un approccio unitario. Certamente. Allora, dicevamo, questo viaggio, questo pellegrinaggio è iniziato come tradizione il lunedì dell'Angelo e per noi ambrosiani e lombardi si è concluso il giorno successivo, ma scopriremo tutto durante questa puntata in compagnia di Don Michelangelo. Dicevamo, la piazza San Pietro inondata di sole, state vedendo tutto. Gli adolescenti e preadolescenti italiani. Si pensava che arrivassero circa 57.000 ragazzi, sono stati 80.000, dato della questura a termine della manifestazione. Vedete dei ragazzi sardi, per esempio, con il loro emblema dei quattro mori. È stato un momento anche in cui i giovani si sono riconosciuti tra di loro, provenendo da tante regioni diverse. Sì, da questo punto di vista anche un bellissimo momento, anche di confronto, perché i gruppi si incontravano e parlavano fra di loro. È stato molto bello, anche da questo punto di vista, magari non previsto, però informalmente molto Dove bello. eravate voi in Piazza San Pietro? Noi purtroppo siamo arrivati un pochino in ritardo, eravamo proprio quasi in piazza. Va bene, eravate fra la piazza e Via della Conciliazione. Ecco, sì, dalla parte avanzata siamo stati fortunati, in una posizione che assomiglia molto al quartiere Forlanini rispetto a Milano, un po' lì per lì, ecco. E quindi diciamo che era la posizione ideale per voi, ma ti posso assicurare, io c'ero, quindi parlo in prima persona, che vedendo le immagini dal drone arrivavano anche parecchio avanti rispetto a Via della Conciliazione, quindi non eravate proprio gli ultimi. E poi, come ha detto il vescovo di Bergamo,
vi racconterò poi in che contesto sempre del pellegrinaggio, il segno è stato magnifico, ma il vescovo, sempre presente naturalmente tra i lombardi di Vigevano, Monsignor Gervasoni, ha aggiunto: vabbè, noi siamo gli ultimi, ma solo perché fra le 10 diocesi lombarde inizia con la V. Ma se gli ultimi saranno i primi, lo dico anche a voi, quindi. Senti, ti do del tu perché ti conosco e perché ti ho anche intervistato il giorno della tua ordinazione, 4 anni fa, sì. Anche 4 anni fa, mi ricordo. io. Non dubito, non tanto per la mia intervista, quanto ovviamente per quel momento unico nella vita in cui si dice il sì definitivo, il sì lo voglio definitivo. Ascoltiamo adesso proprio il Papa, che non si nasconde i momenti difficili, bui che stiamo vivendo. Ascoltiamo il Papa. Purtroppo sono ancora dense le nubi che oscurano il nostro tempo. Oltre alla pandemia, l'Europa sta vivendo una guerra tremenda. Mentre continuano in tante regioni della Terra ingiustizie e violenze che distruggono l'uomo e il pianeta. Spesso sono proprio i vostri coetanei a pagare il prezzo più alto. Non solo la loro esistenza è compromessa e resa insicura, ma i loro sogni per il futuro sono calpestati. Tanti fratelli e sorelle attendono ancora la luce della Pasqua. Ecco, questi 40 ragazzi che hai portato nel pellegrinaggio hanno riflettuto, per esempio, che sono fortunati rispetto a dei loro, appunto, coetanei, come ha detto il Santo Padre. In senso compiuto è difficile rispondere, però il tema è attualissimo e anche l'arcivescovo nella sua predica in San Pietro, in una delle 3 parole, ha toccato il tema. Non è facile a un ragazzo oggigiorno fargli capire che è già fortunato e i motivi per cui deve essere felice. E questo penso che sia forse il compito più grande e più impegnativo in cui adesso anche noi preti ambrosiani e d'oratorio siamo impegnati. Sicuramente ci sono dei germi per farlo e anche queste esperienze come il pellegrinaggio a Roma è l'inizio per arrivare a quella presa di coscienza che noi siamo già feriti e siamo già fortunati. Per la tua esperienza, parlando con loro in questi giorni, immagino, la vicenda della pandemia e di questa chiusura, molti sono stati per la DAD e naturalmente per il lockdown, mesi chiusi dentro le loro case, ha lasciato un segno veramente profondo, come ci dicono le statistiche, purtroppo. La mia impressione è che il segno ci sia stato, poi non so se è una particolarità del quartiere Forlanini o dei nostri oratori di Milano Est o degli oratori di periferia, che registriamo in verità un segno del coronavirus positivo, un forte interesse dei ragazzi di partecipare e avere esperienze vere, stare insieme, parlare di cose serie, condividere tempo, spazio, attività. Maggiore concretezza, forse noi la interpretiamo noi preti proprio come un desiderio di forse in qualche maniera tenersi un po' lontani dagli approcci troppo virtuali. Ecco, da questo punto di vista più desiderio, più desiderio. Quindi io vedo tutto a positivo. Beh, questa è una cosa molto bella. Mi ha colpito in piazza durante il momento con il Papa questo esprimere esperienze personali di alcuni giovani. Tra loro c'erano due, un ragazzo e una ragazza provenienti da Mugiò, siamo Monza Brianza come provincia e quindi zona quinta. Uno di questi due, Samuele, ha avuto un grave problema cardiaco, lo ha raccontato con molta semplicità. Ha passato tanto tempo, tanti mesi in ospedale, poi è stato operato
ed è tornato alla vita normale. La prima cosa che ha fatto è andato in oratorio, ma dice una cosa bellissima, secondo me, che va nel senso di quello che ha anche detto Don Bono. Ascoltiamo Samuele. Io penso che se siamo qua tutti per un unico motivo, per un'unica persona, che è Dio, che è Gesù, io penso che se dobbiamo trovare delle risposte, o comunque dobbiamo trovare un qualcuno che colmi quel vuoto che ci danno i momenti bui, penso che oggi una risposta possiamo darcela. Grazie mille. Ecco, certamente non tutti i giorni sono giorni indimenticabili come questo, 80.000 ragazzi, 12.000 dalla Lombardia, 6.500 solo ambrosiani, ci sono i giorni bui quotidianamente, ma loro hanno voglia di credere in qualcosa, questi adolescenti, preadolescenti. Qua la mia impressione è leggermente più negativa, non nel senso che non abbiano voglia, ma che i giovani, i nostri giovani, in qualche maniera non abbiano, come dire, di fronte a loro un'alternativa valida in cui credere. E, da questo punto di vista, penso che i nostri oratori siano fortemente impegnati a mostrarli che cosa significa vivere la comunità, vivere la fede, e quindi in qualche maniera anche a proporre loro delle alternative, perché loro certe esperienze non le hanno mai vissute, e a volte noi gli parliamo di alcune cose di cui non hanno avuto esperienza. Tipo? È tipo il vivere assieme anche un pellegrinaggio, piccole certo. cose, vivere cose assieme, una sfida, condividere un valore, avere un sogno. Anche io ogni tanto ne parlo personalmente rispetto a quello che ho vissuto, noto che c'è anche una difficoltà a dire, a immedesimarsi, ma perché, ed è comprensibile. Certo. E la domanda per noi è possibile farli metterli davanti qualcosa in cui anche loro possono credere? E da qua in mezzo c'è l'oratorio, c'è l'esperienza da oratorio. Bene, allora ascoltiamo ancora un piccolissimo stralcio, quello finale in Piazza San Pietro di Papa Francesco. È importante che voi andiate avanti. Le paure, illuminarli, dirli. Lo scoraggio, vincerlo col coraggio, con qualcuno che mi dia la mano, qualcuno che vada avanti. E il fiuto della vita, non perderlo. Questa è una cosa bella. Coraggio e avanti. Bellissimo davvero, questo coraggio e avanti. I tuoi ragazzi, tornando da Piazza San Pietro, immagino stanchi ma entusiasti, lo hanno sottolineato, ne hanno parlato ancora magari la sera? Sono arrivati tanti messaggi dai genitori che ringraziavano, che parlavano dei loro figli entusiasti. Penso che anche quando ci rivedremo forse loro stessi avranno modo di condividere anche questa gioia qua. La cosa che mi colpisce tutte le volte di queste esperienze è che c'è proprio, come dire, nel momento del ritorno c'è proprio un'esplosione di gioia. Questo è molto bello, i messaggi che arrivano, e anche forse come noi, come educatori che ci impegniamo ad oratorio in queste esperienze, il dire: ecco, per questa, di fronte a questa esplosione di gioia, ne è proprio valsa la pena. Ed è anche una responsabilità. Sì, ma penso una responsabilità che siamo disposti a sostenere. Va bene, allora adesso vogliamo, per chiudere questa prima parte del programma, stiamo vedendo una panoramica di questa Piazza San Pietro incredibile. Dicevo, per chiudere questa prima parte del programma e orientarci verso la prossima, al momento che invece abbiamo vissuto come Lombardi, come Ambrosiani, con l'Arcivescovo di Milano, io voglio farvi sentire l'Arcivescovo di Milano che dice una cosa, come dice lui a volte scherzosamente, ma che facciamo propria tutti noi, grandi e più giovani naturalmente. Ascoltiamo Monsignor Delpini, grazie Papa. Ieri avete saziato il digiuno di folla che intristiva Piazza San Pietro, avete riempito questa basilica, avete dato un segno di speranza
a noi vescovi, ai genitori, ai preti, ai vostri educatori. Io direi di gridare il nostro grazie in modo che lo senta anche lui, ecco, quindi adesso... No, però voi mi sembrate un po' storditi, cioè io ho detto non di applaudire, ma di dire grazie, gridare, 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 grazie. Veramente bello. E così, nella seconda parte, arriviamo tra pochissimo, parliamo della mattina successiva al momento col Papa, quando dentro la Basilica di San Pietro ci siamo ritrovati tutti lombardi e ambrosiani. A tra pochissimo. Ben ritrovati, stiamo parlando del pellegrinaggio Seguimi, adolescenti e preadolescenti a Roma dal Papa e poi quelli di Lombardia con l'Arcivescovo di Milano che ha presieduto la messa nella Basilica di San Pietro alla Cattedra di Pietro. Quindi insomma anche questa è un'emozione. A che ora siete partiti la mattina per essere dentro la Basilica di San Pietro? Per arrivare in ritardo siamo partiti alle ore 8. Ma siete arrivati in ritardo anche nella Basilica di San Pietro? No, sono lì puntualissimi, anzi eravamo in una bella posizione. Beh, vi devo dire, ti devo dire che io sono arrivata alle 8:30 nella Basilica, dentro la Basilica. Quindi stiamo vedendo il popolo dei nostri ragazzi, veramente un'immagine indimenticabile, erano emozionatissimi di essere dentro San Pietro, continuavano a fare domande anche a noi giornalisti di tipo artistico, di tipo culturale, increduli che quella fosse proprio la basilica che vedono spesso. Anche tu hai avuto questa impressione che c'era anche attenzione culturale. Ah beh, è difficile forse non averne in San Pietro, quando ci entri chiaramente la percezione spaziale è molto particolare. Poi tra l'altro io posso sfruttare una laurea in architettura, diciamo che sono riuscito anche un po' a intrattenere i ragazzi da questo punto di vista, d'altro canto è impossibile davvero perché non farlo. Perché sei laureato in architettura. Sì, da Politecnico di Milano prima di diventare prete. Però di fronte a San Pietro è difficile non far notare, certo, la bellezza. I particolari. In San Pietro per esempio c'era un ragazzo un po' agitato che gli è piaciuto andare a vedere tutti i particolari. Che cos'è questo? Che cos'è quella cosa lì? Cos'è quella cosa là? E guidati un po' da questo ragazzo un po' esagitato, ecco, abbiamo colto al balzo la palla e spiegato tante cose. Certo. Perché le nostre chiese poi sono dei grandi libri, sono, ecco, certo, le nostre chiese italiane. Dicevo, allora, la messa presieduta dall'arcivescovo e concelebrata da 300 preti, li state vedendo durante la processione iniziale, e dai vescovi Francesco Beschi di Bergamo, Maurizio Gervasoni, che è anche delegato della Conferenza Episcopale Lombarda proprio del servizio di pastorale giovanile, e poi Daniele Gianotti, che è vescovo di Crema. Vedete veramente la grande massa di ragazzi, non trovo un altro termine. Oltretutto San Pietro è davvero enorme, la più grande chiesa della cristianità, ma sembrava quasi più piccola vista la quantità di ragazzi presenti. Questo momento è stato anche significativo secondo me, e chiedo conferma, ma naturalmente lo dico non come sacerdote, anche per voi sacerdoti. Sì, un momento di chiesa, di chi in questo caso di chiesa ambrosiana, un momento anche di condivisione anche molto, molto fraterna, con la presenza anche di tanti confratelli sacerdoti nello stesso posto. Penso che ci rafforza molto anche nella missione condivisa che abbiamo nei nostri oratori milanesi. Hai potuto magari parlare con qualche confratello che vive esperienze diverse in oratori di tipo differente rispetto ai nostri ambrosiani?
A Roma nel pellegrinaggio no, per fortuna ho la possibilità di confrontarmi con tanti confratelli, ecco, nella mia normalità. Stiamo vedendo Don Stefano Guidi, ecco, Don Stefano. È direttore della Fondazione degli Oratori Milanesi e anima, diciamo, di tutta la realtà oratoriana, non solo ambrosiana ma anche lombarda, con ODL come coordinatore. Prego. Rispetto, chiedevi rispetto sì. al generale, sì. Ok. Sicuramente è passato Don Stefano, che ci richiama anche all'importante compito che hanno i nostri oratori, diocesi di Milano, ma anche tutte le diocesi lombarde. Ho interpretato, adesso non so se le toccherai, le tre parole dell'arcivescovo. Le toccheremo. Però quelle tre parole, ecco, per realizzarsi hanno bisogno dei nostri oratori, da quello non si scappa, per cui bisogna ringraziare anche Don Stefano per il lavoro che svolge alla FOM, alla Fondazione degli Oratori Milanesi. Perché e anche Don Marco Fusi, che è responsabile di Pastorale Giovanile, erano naturalmente vicini proprio nella celebrazione di cui stiamo vedendo le immagini. Ecco, allora, siccome hai citato le tre parole, i tre vescovi che prima abbiamo nominato, il primo è Monsignor Gervasoni, dicevo, siccome hai citato queste tre parole che l'arcivescovo ha voluto lasciare ai ragazzi, forse possiamo ascoltarle. In verità ci eravamo preparati e quindi ce le abbiamo, le tre parole di Monsignor Delpini nella sua omelia. Tre parole vorrei consegnarvi. Kyrie. Niente. La professione di fede nel Cristo risorto. Pregatelo insieme, pregatelo da soli, ripetete migliaia di volte: Kyrie, Signore, abbi pietà di me. L'alleluia è la parola della gioia, bisogna cantarla insieme, contagiare il mondo con la gioia. Amen è la parola dell'affidamento, della risposta, della vocazione. Voi sembrate tanti, ma ciascuno di voi deve rispondere con la sua parola. Amen. Qual è quella di queste tre parole che ha convinto di più i tuoi ragazzi, magari ascoltando, appunto, tornando in pullman? La seconda, l'alleluia. Penso che uno dei criteri, più belli che ci possa essere di percorsi, di discorsi, di proposte, sia vivere con gioia quei momenti. Tornando sul pullman, penso che potevamo tranquillamente cambiare le parole di allegria dei ragazzi in alleluia, senza alcun problema. Direi che ci stava, avevamo raggiunto quasi l'obiettivo di Sua Eccellenza. Ecco, mi domando questo: voi vi siete preparati magari per questo pellegrinaggio? Avete fatto un percorso anche di riflessione o di avvicinamento? Qualcosina abbiamo fatto, avvicinamento, come cominciare a trattare in maniera un po' germinale il tema della fede in maniera esplicito, in maniera semplice, e poi anche un preparare materiale questo pellegrinaggio. La Fondazione Oratori Milanesi metteva a disposizione un kit, con i ragazzi ci siamo messi a prepararlo per loro e per gli altri, e preparare il materiale per andare, insomma, una collaborazione attiva, insieme, unita anche a un po' di riflessione. Molto semplice. Molto semplice. I ragazzi portati a Roma avevano dai 13 ai 17 anni? Nel nostro caso, ragazzi di seconda, terza media, e sia per via della pandemia, ma anche perché era anche un anno dedicato agli adolescenti, abbiamo invitato i 2007, i ragazzi di prima superiore.
Ecco, in questo momento l'arcivescovo sta donando ad alcuni rappresentanti un'immaginetta con una preghiera vocazionale. Ha sottolineato, ognuno con i propri carismi, non è che tutti sono chiamati a essere sacerdoti, avete visto anche una famiglia con un bambino piccolo, nei propri carismi, ma l'aspetto vocazionale della vita che si lega a quell'alleluia che stavi dicendo. E si lega anche al primo discorso che facevo. Se c'è qualcuno che chiama, uno è interpellato anche a rispondere. Ma se pensiamo che arrivi la chiamata di Dio come attraverso un telefono, una chiamata, possiamo stare freschi. I nostri oratori, la nostra fede ci chiama ad agire nella storia. Noi dobbiamo assumerci il compito, per conto di Dio, anche di chiamare i giovani a destini alti, a missioni grandi. E anche a parlare a volte anche ai giovani di questa possibilità. Ci sono anche forme speciali di chiamata, ecco, rarissime, molto rare, come quella sacerdotale, però che condivide con tutta la nostra missione il fatto che noi chiamiamo a qualcosa di più grande, a qualcosa di più bello. Questo certamente mi porta a dire che quando si danno delle ragioni ai ragazzi per ascoltare, perché si fanno discorsi seri, i ragazzi ci sono, i ragazzi ascoltano, non è che sono così astratti dalla realtà o lontani o magari semplicemente poco desiderosi di capire che cosa hanno intorno. Il problema è anche come noi adulti proponiamo noi stessi. Ma assolutamente sì, penso che tocchi un problema, ma che più un problema, una parola negativa, una necessità, che c'è bisogno di qualcuno che annunci, c'è bisogno di qualcuno che mostri anche queste possibilità, questo destino alto. Ieri sera, quando sono rientrato dal pellegrinaggio, riflettevo ancora sulle tre parole dell'arcivescovo, Kyrie, Alleluia, Amen, pensavo soprattutto agli educatori. Cioè a tutte quelle persone che si impegnano, nonostante tutto e ancora, nei nostri oratori. Perché a quelle tre cose che diceva il nostro arcivescovo si arriverà non tanto tramite me o tramite gli altri sacerdoti, ma tramite un impegno condiviso con tutte queste figure educative. Io ieri sera in un post su Instagram ho battezzato un po' i miei educatori i profeti del Kyrie, dell'Alleluia e dell'Ame, perché attraverso loro e queste parole diventeranno e posso diventare qualcosa, altrimenti siamo un po' in aria, ecco. Allora abbiamo avuto ben due definizioni, la definizione degli educatori come profeti, ma soprattutto la definizione dei ragazzi nostri, permettetemi di dirlo con un certo orgoglio, perché per qualche motivo c'entro anch'io, non con i ragazzi purtroppo, inteso nel senso dell'età, ma perché questa definizione Ambrose and Boys, che naturalmente richiama i Papa Boys, è apparsa sul giornale dei cattolici italiani Avvenire, proprio con una corrispondenza da Roma, e secondo me è stata una magnifica definizione, ed è una magnifica definizione, un po' nostra e un po', come direbbe l'arcivescovo, un po' bauscia. Sì, l'arcivescovo sottolinea queste tendenze a emergere. A emergere, sì, in effetti sì, le sottolinea. E allora ascoltiamo proprio Monsignor Delpini nell'intervista che abbiamo realizzato all'interno di San Pietro. Pensate, eravamo nella navata centrale. Devo dire, un'emozione, anche per me. L'emozione è perché si incontra la gioia della speranza, ecco, e su questi ragazzi incombono anche notizie un po' deprimenti, anche situazioni difficili, però in questo pellegrinaggio si è visto l'emergere di una gioia di stare insieme, di una gioia di incontrare il Papa, di una gioia di fare una giornata in una Roma piena di turisti, piena di bellezza, piena di sole anche, e quindi sì, ecco, c'è la bellezza di vedere la speranza che si conserva, e credo che dobbiamo dire a questi ragazzi che sono loro l'inizio di una stagione nuova, così come il Signore vuole. E aveva chiamati la generazione degli inizi nella tradizione simboli.
ogni ragazzo è sempre un inizio, sempre un inizio. L'obiettivo educativo non finisce mai. Certo. Questo forse è la parte più avvincente, ecco, di chi si impegna la propria vita nell'educazione. Va bene, adesso ci lasciamo ancora per qualche momento, ci raggiungerà un altro ospite, cambiamo argomento e parliamo di Armida Barelli, ormai vicinissima alla beatificazione, insieme a Don Mario Ciceri, il 30 aprile in Duomo. A tra poco. Ben ritrovati nei nostri studi, abbiamo detto un ospite per parlare di Armida Barelli in vista della beatificazione che avverrà insieme a quella di Don Mario Ciceri. E dunque benvenuto a Paolo Danuvola, presidente della cooperativa In Dialogo. Buonasera. Ecco, che cos'è la cooperativa In Dialogo innanzitutto? La cooperativa In Dialogo è un'espressione dell'azione cattolica ambrosiana che per molto tempo ha fatto editoria per tutto ciò che l'azione cattolica produceva e produce. Poi abbiamo anche noi sofferto della crisi editoriale e ci siamo indirizzati su altri aspetti, anche comunicazione. Come quelli della comunicazione, della cultura, insomma è un po' tutto da inventare, però siamo sopravvissuti a quello Schumanino. Ecco, è proprio di comunicazione e di cultura nel contesto dell'approfondimento della figura della sorella maggiore di Armida Barelli vogliamo parlare, perché l'azione cattolica ambrosiana, ovviamente tramite In Dialogo, ha sviluppato un'iniziativa particolarmente bella e direi giovane e direi all'avanguardia coi tempi, degli itinerari barelliani, potremmo chiamarli, a Milano. Di che cosa si tratta? Sì, è una formulazione un po' sbarazzina, no? Dire tour barelliano, no? Ma fondamentalmente l'idea è stata questa. Armida Barelli, milanese, che poi si è aperta al mondo, vediamo, ecco, delle i immagini. Tempi in cui, come era Milano, no? Nei tempi in cui lei è nata e ha vissuto, l'idea è stata quella di andare a individuare a Milano dei luoghi dove lei ha operato. E per esempio questo è San Carlo al Corso. San Carlo al Corso è stata battezzata in San Carlo al Corso. È nata nella zona di via Corridoni, ma i suoi lavoravano in quello che oggi è San Babila, Corso sì. Venezia. Quindi c'è stato anche questo passaggio, diciamo così, per il battesimo. E quindi il discorso è stato quello, il tentativo, speriamo che sia apprezzato, di esserci riusciti, è stato quello di seguire questo cammino. Le immagini che abbiamo visto sono immagini della vita attorno a lei nel momento della sua fanciullezza, nel momento della sua giovinezza, ecco, dell'inizio. Prima abbiamo visto anche tra le immagini di San Carlo al Corso un momento in cui abbiamo intravisto, più che visto, il professor Luca Di Liberto, che è grande esperto di Armida Barelli, ha scritto anche una biografia molto bella proprio di questi tempi. Dicevamo, perché ci sono, ecco, Di Liberto, ci sono anche delle spiegazioni durante questi video. Sì, il video, ognuna di queste clip, facciamo 5 appuntamenti, ognuno di questi fa un po' la storia del luogo, certo. E qual è stato il momento di vita della beata Armida Barelli. Allora, uno sviluppo evidentemente di quello che è stata la sua attività. Ecco, allora vogliamo dire, abbiamo detto delle clip. Come si accede a queste clip? Perché questa è la cosa innovativa e che ho detto giovane in tutti i sensi. Ora stiamo vedendo il professor Ernesto Preziosi, che è stato più volte ospite da noi proprio per parlare della Barelli. Beh, intanto abbiamo visto passare davanti a noi diversi, diciamo, protagonisti di queste clip che hanno portato il loro contributo sia di testimonianza che di riflessione. Sono persone significative con cui abbiamo intrecciato delle immagini della storia. In questo caso si vede l'Università Cattolica, là in fondo c'è scritto rettoria, no? Qui è sopra nel momento dell'avvio dell'università, un momento
di rilassamento e di brindisi. Quindi la storia si avvicenda, non è stato sempre facile trovare la documentazione, ma è stata quella di collegarla a due punti, direi, fondamentali, che si collegano fra di loro e non sempre è sufficientemente chiaro. Lei, giovane, donna, e già questo, donna, diciamo, del secolo scorso, del certo, prima parte del secolo scorso, ossia non può essere letta con gli occhi di oggi, ma è una donna che riesce a mettersi in gioco, certamente, con persone del calibro di Padre Gemelli, insomma, no? Che penso non fosse stata facile, no, neppure per i suoi confratelli. Certamente interpretare Barelli come una femminista ante litteram sarebbe sciocco, no, però... ma una cosa aveva a cuore, che le ragazze potessero andare all'università, esattamente come i colleghi uomini, in tempi in cui non era per niente scontato, e che avessero posti sicuri, per esempio, dove poter risiedere nel momento, magari si veniva da altre zone d'Italia, luoghi sicuri. Da qui, per esempio, la Fondazione del Mariano, un'idea. Beh, lei sicuramente ha avuto un grande maestro e un grande sponsor, chiamiamolo così, grande maestro, Padre Enrico Mauri, nella chiesa appunto dove lei è cresciuta, dove si è costituita questa comunità. Padre Mauri incentivava, no, questo protagonismo, certo, femminile. E poi questo ritrovarsi e quindi questo costituire il primo circolo della gioventù femminile è diventato poi la modalità con cui il Cardinal Ferrari l'ha spronata a dire diffondi, ecco, questa possibilità, questa opportunità, e i circoli sono così nati piano piano su tutto il territorio diocesano fino a che lei ha avuto poi una dimensione anche nazionale. Internazionale. Ecco, allora dicevamo, come si accede a queste clip? Beh, stiamo disseminando sulla città, nei luoghi dove la Beata Barelli è passata e ha vissuto, stiamo disseminando dei banner, che vuol dire dei cartelli, insomma, tanto per intendersi, poi magari lo faremo anche vedere. Quindi vuol dire dove è nata, zona di San Gregorio, il San Carlo al Corso, dove lei è stata battezzata, la curia milanese dove ha incontrato il Cardinal Ferrari, poi la prima sede dell'Università Cattolica in via Sant'Agnese e infine l'attuale sede dell'Università Cattolica in Largo Gemelli. Ecco, attorno agli ingressi e dentro nelle chiese, nell'università, si troveranno una serie di questi cartelli, no? Cartelli che, attivati con il proprio cellulare, sì, no? Del cellulare, attiveranno appunto il QR code e faranno vedere quella parte di filmato che riguarda quel specifico luogo, certo, raccontandone un po' le origini, l'attività, la sua maturazione umana e spirituale, perché questo è stato un po' il tentativo su cui ci siamo incamminati. Un elemento importante, l'abbiamo detto, che è quello della sua, se non vogliamo usare il termine emancipazione, comunque il suo impegno per il protagonismo delle giovani che erano un po' relegate nelle case e nelle chiese, no? Il protagonismo, il prendere, assumere una responsabilità, e questo allargarsi popolare, perché l'Azione Cattolica, la gioventù femminile, ha avuto 1.500.000 iscritti con Armida Barelli, quindi un seguito non indifferente. E non c'era la freccia, il treno veloce Italo, la freccia, certo, rossa. Viaggiare allora per l'Italia era indubbiamente un grande... Insomma, è stata veramente una donna in molti sensi straordinaria, anche l'idea geniale della giornata per l'Università Cattolica è qualcosa sì, di... Sì, direi che questo retroterra culturale e popolare ha dato poi consistenza anche all'avvio dell'Università Cattolica. Certo. E qui c'è un collegamento importante, cioè perché ha voluto dire avere il collegamento con le diocesi, avere, certo, il collegamento con le parrocchie, avere il sostegno anche economico. Non a caso oggi si fanno le giornate diocesane
per l'Università Cattolica. E si fa cattolica. La giornata dell'Università Cattolica. Ve lo ricordo quest'anno proprio per l'importanza di Armida Barelli, giornata per l'Università Cattolica, il 1 maggio, con messa a Roma. E sarà un momento bello il giorno successivo alla beatificazione, di cui avete visto poco fa proprio il manifesto. E allora vediamoli questi cartelli, questi banner con le 5 realtà: San Gregorio Magno, Basilica di San Carlo al Corso, l'Arcivescovado a Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, nella sede di Sant'Agnese e poi in quella naturalmente di Largo Gemelli, e anche la sede dell'Azione Cattolica Ambrosiana, perché questa iniziativa è promossa dalla AC Ambrosiana. Quindi insomma, diciamo, veramente una bella idea e giovane. Magari provo anch'io e poi vi saprò dire. Bene, ecco. Nel frattempo possiamo anche dire che accompagnerà questo chi farà un tour organizzato, no? Magari una parrocchia ci può contattare, si prepara, certo, un giro di questi luoghi. Ci sarà anche una brochure che io posso presentare solamente in bozze perché attualmente è ancora in stampa. Comunque, ecco, dai prossimi giorni troverete presso questi luoghi la possibilità di attivare col QR code questi itinerari, questo tour. Allora, ci prepariamo al 30 aprile. In Duomo, ve lo ricordo, beatificazione presieduta dal cardinale Semeraro, e ci sarà ovviamente l'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Adesso voglio chiudere, però abbiamo parlato del pellegrinaggio diocesano dei nostri adolescenti, sarebbe piaciuta ad Armida Barelli, ne sono sicura. Voglio chiudere con un'immagine che è quasi un suggello di tutto quello che abbiamo detto di questo pellegrinaggio con Don Michelangelo poco fa. Le immagini del pullman dei ragazzi della comunità pastorale Charles de Foucault che da Roma tornano a Milano. Eccoli, li vedete, effettivamente sono abbastanza dei ragazzi dell'Alleluia, come abbiamo detto. Bene, Don Michelangelo, grazie. Michelangelo Bono, vicario parrocchiale della comunità pastorale Charles de Foucault, oltretutto Charles de Foucault diventerà santo il 15 maggio, quindi tutto si tiene. E grazie naturalmente a Paolo Danugola, presidente della comunità in dialogo, che ci ha raccontato di questa bella iniziativa in 5 tappe interattiva per scoprire la figura di Armida Barelli. Ma ci lasciamo come sempre in queste settimane, e continuerò a farlo sempre, con la foto del Duomo che dice tutto. Lo state vedendo, una mattina a Milano ormai era diverse settimane fa, per non dimenticare la tragedia che stanno vivendo tante sorelle e fratelli nel cuore dell'Europa. Grazie per averci seguito, noi torniamo settimana prossima, solita ora, giovedì 18:30, e poi come sempre gli approfondimenti della striscia La Chiesa nella Città Oggi, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, subito dopo il telegiornale e il meteo. Grazie, ciao.